dagli equivoci e arrivare in tempi brevi alla soluzione potrebbe darci occupazione. Un'altra cosa, riprendere trattativa subito con l'ENI. La difesa dell'ambiente non può essere teorizzata soltanto, va fatta in concreto. L'ENI realizzò una discarica in quella vicinanza della Pozzi che non è discarica. Chiamare l'ENI alle responsabilità di quella discarica, chiamare l'ENI alle responsabilità per la bonifica di tutti i pozzi e il rifacimento delle strade che ci sono, che portano ai pozzi, credo che può dare occupazione e progettualità varia che va portata avanti. Non possiamo dimenticare poi che c'è l'aspetto sociale. Prima di tutto sistemare le strade, perché non è possibile più andare in campagna a piedi. Bisogna arrivare possibilmente laddove è possibile con la macchina, malgrado questo accidentato nostro territorio. In questo aspetto io accolgo la proposta che voi avete fatto e se sarò eletto sindaco assicuro che ci sarete sempre presente per pubblicizzare giustamente i lavori. È inutile fare slogan, il dialogo è auspicato da tutti. Potrei dire che non bisogna dialogare, però per dialogare bisogna conoscere la realtà e bisogna essere portati a stare in mezzo al popolo. Questo è un requisito indispensabile, diversamente cadiamo nello slogan pubblicitario che credo in questo momento debba essere messo fuori da questo tavolo. Credo che sia necessario, l'ho detto nel mio programma che uscirà in questi giorni, che al volontariato, che pure ci sono alcune forme di volontariato qui nella nostra città, si possono assumere a utilizzare anche le associazioni, che bisogna incrementare e incoraggiare. Però io prevedo di fare una consulta permanente per l'occupazione, formata dai diversi strati sociali, una consulta giovanile permanente che deve essere di aiuto all'azione amministrativa. Una consulta permanente per la famiglia. La situazione delle famiglie va affrontata nella realtà e chi la conosce meglio della donna di casa, meglio della madre di famiglia, meglio della giovane che deve affrontare la vita. Tutto questo programma credo che corrisponda all'intimo sentire. Per chiedere partecipazione bisogna essere prima di tutto democratici dentro e proporsi al popolo continuamente giorno dopo giorno, non assentandosi per anni e poi apparire all'improvviso. Grazie. Con il dissesto, per cui se verrò eletto io il dissesto non lo farò. E come abbiamo fatto? Non solo in campagna elettorale, ha detto Giarrino, dobbiamo costituire quelle che si chiamano le consulte comunali, permanenti, per le famiglie, per i giovani, per i lavoratori, fa premio. Dobbiamo progettare per ottenere i finanziamenti. E questa progettazione va in tutte le direzioni, va in direzione dell'agricoltura, che ha bisogno certamente di infrastrutture, delle strade e tutto il resto, ma ha bisogno anche di uomini che sappiano valorizzare il patrimonio che i nostri avi ci hanno lasciato. L'uliveto, amici miei, è chiaro, avete ragione, amici contadini, coltivatori diretti, avete ragione, non c'è resa, non c'è reddito, perché purtroppo le politiche comunitarie non hanno aiutato questo reddito. Però che possiamo fare? Possiamo abbandonare questo patrimonio? O non piuttosto possiamo rinverdire in tutti noi la capacità di fare dei consorzi di olivicoltura in modo da fare gli interventi fitosanitari, o meglio, evitare di fare gli interventi fitosanitari fino a quanto è possibile per cercare di avere l'olio veramente di qualità e poi una qualificazione del prodotto. Noi abbiamo una tradizione secolare. L'oliva al forno, l'oliva al forno può rendere molto di più quel quid pluris che l'olio non rende.
basta volerlo, non affidarlo soltanto al frantoiano Tizio Caio, ma se mettiamo insieme i coltivatori e gli agricoltori, credo che si possa avere un reddito maggiore a vantaggio delle famiglie dei coltivatori, degli olivicoltori, ma anche conseguentemente di del reddito e quindi del valore aggiunto. Ci sono le premesse per la chiusura, ho detto passeranno sul mio corpo, ma la ASL non si chiude, il servizio sanitario a Ferrandina deve essere migliorato e potenziato. Deve essere migliorato e potenziato, passerete sul mio corpo. Chiunque sarà il presidente sarà sbeffeggiato da me ma da tutti noi. Interessi. Sarò, se necessario, alla vostra testa, non solo di voi ferrandinesi, ma di tutti i socialmente utili della provincia di Matera e della Basilicata, perché per me i lavoratori sono persone rispettabili da difendere non a parole ma nei fatti. Sempre e comunque. E ho visto, domani vi distribuirò per esempio una chicca. A proposito di debiti, mi sono fatto rilasciare, domani avrete l'attestato, sarà pubblicato nelle mani, mi auguro, del maggior numero di persone. Quando ho lasciato l'amministrazione nel 2007, la tesoreria comunale aveva in cassa 2.300.000 euro, cioè circa 5 miliardi di vecchie lire. 2007, maggio 2007, il 18 di questo mese, sapete quante erano le somme della tesoreria? Meno 1.100.000 euro di anticipazione, quindi meno, siamo in rosso, e di quel meno 1.100.000 euro sono disponibili appena 200.000 euro, cioè se rimaniamo in queste condizioni potremo pagare gli stipendi di maggio e forse di giugno, e allora c'è da essere allegri, c'è da sollazzarsi, o c'è invece da ora e metteteci alla prova. Grazie di tutto e augurateci buon lavoro nell'interesse di Ferrandina, che vogliamo più bella, più generosa, avanzata, meno disoccupati, più valorizzata in tutte le espressioni. Grazie e arrivederci e buona domenica.